Vinta la paura della pioggia, il carnevale di Viareggio gira a motori quasi pieni. Freddo pungente, ma tanta gente pronta a sfidarlo per vedere la sfilata dei carri di cartapesta. 80.000 le presenze per quasi 200.000 euro di incasso. Lungo i viali a mare, gente entusiasta e tanto divertimento. Dalle tribune, voglia di festeggiare per una sfilata più fortunata della precedente. Oltre all'ospite d'onore Gerry Scotti e ai collegamenti con la trasmissione Rai, quelli che il calcio, a scaldare le maschere Leone di Lernia, vulcanico animatore radio dello Zoo di 105. Io sono felicissimo di questa cosa qua, però mi meraviglio perché guardi, questi carri qua sono fenomenali. Non so, hanno messo 3 anni per fare un carro del genere, non è impossibile. In tribuna anche una delegazione dell'ospedale di Padova che ha curato Marco Piagentini, ferito gravemente nel disastro ferroviario. L'auguro di Viareggio è di conservarsi così, con questa allegria e con questa generosità nonostante i drammi della vita. Continua però la sfortuna del carro dei fratelli Bonetti. I loro viaggiatori dello spazio, dopo aver saltato il primo corso, impressionano col grande alieno centrale, ma a circa metà del circuito un pezzo di metallo si stacca, colpendo in testa una donna viareggina di 40 anni. Immediati soccorsi nel punto di primo intervento e poi il trasporto in ospedale con codice 2, condizioni comunque non preoccupanti. Stop per il carro in via Vespucci, con centralina del semaforo abbattuta in manovra, rientro dopo un'ora, ma nessuna sanzione prevista dalla fondazione. Per il resto, da segnalare soltanto, tra virgolette, l'assenza delle mascherate di gruppo, assenza sulla quale già si segnalano opinioni divergenti. Ma il carnevale è anche questo. E anche per il secondo corso un bacione a tutta Rete Versilia. Ciao! Nonostante l'incertezza del tempo, fin dalle prime ore del mattino, la cittadella è stata subito presa d'assalto dalle tante famiglie che hanno voluto salutare l'uscita dei carri. Uscita che si è concretizzata dopo mezzogiorno, con le previsioni ormai rassicuranti e il sì praticamente unanime dei costruttori, vinte anche le resistenze di chi nei primi briefing era dubbioso sull'opportunità o meno di sfilare sui viali a mare. Unica fonte di preoccupazione rimasta, il vento, da sempre nemico della stabilità dei giganti di cartapesta. Uno scoglio che comunque non ha impedito ai carristi di uscire nel nome del sempre valido motto «The show must go on». Per i maghi della cartapesta anche il saluto e l'incoraggiamento di Gerry Scotti, rimasto impressionato dalla maestria della modellazione e dall'imponenza dei carri negli hangar. Come anticipato, punto interrogativo sull'uscita delle mascherate di gruppo. Fondazione e costruttori sembrano essere rimasti vittime di un misunderstanding che alla fine ha visto i mascheroni rimanere al coperto e le due parti sostenere versioni contrastanti. Vedremo come la questione verrà chiarita.